pomeriggio del 22 marzo 1945 venivano fucilati nel cimitero di Argentera 5 partigiani della formazione partigiana, 6ª divisione alpina canavesana, Giustizia e Libertà: Renzo Scogliamiglio di anni 24, Mario Porzio di anni 25, Antonio Uligini di anni 24, Sergio Tamietti di anni 18, Alessandro Bianco di anni 18. Come ogni anno, quando si avvicina la data del 22 marzo, noi alunni delle scuole di Argentera, con le nostre insegnanti, non manchiamo l'impegno di ricordare il sacrificio di questi 5 giovani partigiani. Lo facciamo per il dovere di trasmettere la memoria, ma anche per amore della libertà e della pace. Quello stesso amore che spinse Renzo, Mario, Antonio, Sergio e Alessandro a donare la loro vita e che ritroviamo nelle lettere di addio scritte alle loro famiglie. Ripercorriamo insieme le tappe del tragico cammino che li portò all'arresto e alla... Come ogni anno al cimitero qui di Frazione Argentera si commemorano i caduti. Sì, è un appuntamento a cui non manchiamo mai. Ci sembra importante tramandare nella memoria dei bambini il ricordo del sacrificio di questi 5 ragazzi. Abbiamo cominciato tanti anni fa in occasione dei 30 anni, poi 40 anni dell'anniversario. Io addirittura sono venuta qui quando hanno nel lontano 1965, quando hanno inaugurato il monumento. E per me è stata un po' una presa di coscienza, anche se ero bambina, e me la sono portata dietro. Diventando insegnante ho capito l'importanza di insegnare ai bambini questo, passare ai bambini questo messaggio di altruismo, di sacrificio, in silenzio e in umiltà, perché imparino che il bene che hanno ricevuto, libertà, pace, democrazia, deve essere difeso, cominciando da piccoli. Il lavoro dei bambini però non si limita a questa giornata, perché comunque durante l'attività scolastica ripercorrono quanto accaduto. Assolutamente sì, non avrebbe senso limitarci a una giornata di rappresentanza. Io inizio presto con i miei alunni, in seconda parliamo dei diritti dei bambini, la dichiarazione dei diritti dei bambini, poi i diritti dell'uomo, e in quarta e quinta affrontiamo il tema della Costituzione. E devo dire che se io mi dimentico della lezione, loro me lo ricordano. Questo mi fa molto piacere, vuol dire che il tema della legalità, della giustizia, dei valori trasmessi dalla resistenza sono entrati nel loro cuore, nella loro testa, e spero che li difendano e poi siano capaci anche loro di insegnarli, di tramandarli. È anche un messaggio che portano a casa i genitori e questo è molto importante. La notizia dell'eccidio giunge a noi la sera del 23 marzo, restiamo allibiti, sbigottiti assieme al compianto per i compagni caduti, ci pervade un senso di rabbia. Sappiamo che la liberazione non è lontana. I nostri cari amici hanno fatto l'olocausto della loro vita per la giustizia e per la libertà e purtroppo non potranno essere partecipi dei meravigliosi giorni della nostra vittoria. Attraverso sacrifici e pericoli di ogni sorta sono giunti quasi alla soglia e poi sono ricaduti per non rialzarsi mai più. I loro nomi e il loro ricordo sono scolpiti nel nostro cuore, nel cuore di coloro che li ebbero vicini, sempre, nei momenti duri e tristi ed in quelli allegri e spensierati, in tutte le giornate della nostra vita partigiana. 25 marzo, trovandosi i genitori di Taylor a Valperga, Fe e Ferruccio si recano a porgere loro le condoglianze, anche a nome degli altri compagni del distaccamento. Come possiamo dimenticare la patetica scena di quei due poveri genitori piangenti sconsolatamente la perdita del loro unico figlio, ventenne appena? La mamma si getta fra le braccia di Fefo, urlando nel nome fra i singhiozzi, quasi fosse un altro suo figliolo. Vane sono le parole di conforto, il pianto sgorga copioso dagli occhi dei parenti. Il padre mormora parole quasi sconnesse e ad un tratto estrae una lettera. Leggete, figlioli, che lettera mi ha scritto il mio Sergio prima di morire. Carissimi, vorrei dirvi tante cose ma non posso. Mi hanno preso e purtroppo sono uno di quelli sacrificati alla causa della patria.
Sappiate che vi ho sempre voluto bene ed in questo momento mi siete più che mai nel pensiero. Prega per me, mamma, vado a raggiungere Elio col cuore in pace e fiero di sacrificarmi per l'Italia. Con me ci sono Porzio, Gualtiero e altri che non conoscevo. Vi ho sempre voluto bene e pregherò per voi. Salutatemi tanto a Brosina e ditele che non l'ho mai dimenticata. Addio e arrivederci tutti lassù. Pregate per me. Addio, addio Sergio. Anche a Porzio e a Gualtiero è stato consentito di scrivere la lettera dei condannati a morte. Eccola, telegrafica lettera di Porzio che sintetizza il suo carattere. Carissimi, il 19 corrente mese sono stato catturato dai reparti paracadutisti. Oggi, 22 marzo, sono fucilato. Non pensate a me, perché la mia coscienza è tranquilla. Mario. Gualtiero si congeda dalla sua giovane vita, ricordando ciò che ha amato di più, la madre e l'Italia. Mammina mia tanto cara, per l'ultima volta ti abbraccio col cuore straziato. A te sola chiedo perdono, ma assicurati che il tuo figliolo muore innocente da partigiano. Ho amato tanto quest'Italia martoriata e divisa, ed anche se apparentemente oggi pare di no, cado per il mio paese. Salutami tanto gli amici e le persone care. Mammina mia, abbi coraggio e soprattutto fede quando il babbo tornerà dalla prigionia. Gli dirai che l'ho ricordato nell'istante supremo. Con lui trascorrerai gli ultimi anni tranquilli ed io, dal cielo, pregherò per voi ed a voi sarò sempre vicino. L'ultimo bacio dal tuo Renzo. Il loro sacrificio non sarà vano. Sono morti per la libertà. Quella libertà per la quale hanno pagato di persona e che ormai si sta profilando all'orizzonte e trionferà il 25 aprile, a conclusione della resistenza, simbolo della lotta contro la dittatura che ha oppresso per 20 anni il nostro paese. Noi non sappiamo rassegnarci al pensiero che non li rivedremo mai più. Rievocheremo i giorni trascorsi assieme, i lunghi mesi di montagna, le lotte, le sofferenze, le glorie, le gioie, i dolori, è un turbinio di ricordi.